the fuck? I creeper! Oh madonna. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di non fare domanda e risposta, ma di cominciare appunto la serie su Crash Landing. Certo, ancora non sono premium, ma sono riuscito a craccare il launcher. Quindi partiamo subito. Facciamo un nuovo mondo. Aspettiamo appunto la creazione del mondo. Io taglio e ci vediamo tra poco. E rieccoci qui. Io già avevo fatto una prova e poi sono morto. Quindi io direi di levare anche così. Ok. Prima di cominciare bisogna scrivere AQMS. Perché sennò non si attiva. Ok, il pacchetto praticamente indica che noi siamo su un pianeta sperduto. E abbiamo infatti la temperatura corporea e anche la sete, quindi noi non abbiamo acqua, dobbiamo sopravvivere in questo luogo. La prima cosa che io direi di fare è di prendere 4 di dust. E di fare quello. Ok, ora se si chiude la lava, anche se non so nemmeno se è lava in effetti, perché è troppo chiara, ok, già che se parlo basso però, io sto parlando normalmente in effetti, solo che poi il microfono appunto va male. Allora, apriamo il quest book, diciamo come l'area Gradient Skies. Sì, ce l'avevo puntata in video, sai? Beh, comunque, clicchiamo click to start e poi diciamo Best Survivor. Prima cosa è prendere questi click trasposer, ma voi dite perché li devo craftare? Cioè, non ho nulla. Allora, prima di tutto andiamo qua. Prendiamo questo qua e prendiamo questi oggetti. Cominciamo mettendo un tavolo da lavoro ad esempio qua, il sieve qua ed ecco qui i fluid transposer se non l'avete visto. Quindi con shift li prendiamo con questa e poi vedete che si fa e noi facciamo più immediato. Poi ne mettiamo solo uno e a fianco ci mettiamo quest delivery system. Ora andiamo qua, direi di posare quest'altro fluid transposer e poi questo qua, che cosa dovete fare? Dovete prendere una water bottiglia d'acqua, comunque water bottle e non una cold water bottle perché questa qua non si può mettere dentro questa qua, si può soltanto bere normalmente nel caso la temperatura è alta, ma noi mettiamo dentro qua queste bottiglie d'acqua. In modo che ci scenda la sete da sola, che fa tutto lì. Ovviamente poi bisognerà ricaricarlo, vedete? Ci mette poco a scaricarsi. Quindi, poi andiamo avanti con questo. Clicchiando su questo qua dobbiamo prendere una dust. Chissà dov'è la dust, adesso è un bel problema. Dov'è la dust, raga, la vedete? Strano, non la vedo. Oh, è questa, non me l'ho accorto. Lol. E quindi prendiamo questa dust, apriamo questo book, c'è un manuale subito e claim reward.
Direi subito di fare una cosa, non ancora piantare gli alberi. Adesso vi faccio vedere perché. Allora, prendiamo prima di tutto questo shell constructor che ci è stato appena dato. Lo mettiamo ad esempio qua. Poi prendete questa leadstone energy cell che poi ci è stata data, la mettete a fianco. Poi cliccate qua, cliccate shift in mezzo e poi cliccate se a destra qua una volta, vedete che diventa arancione in modo che passa l'energia. Poi cliccateci sopra e adesso vi faccio vedere dopo che cosa succede. Giusto, andiamo qui, qui c'è un bel fucile che possiamo utilizzare, qua anche i proiettili. Quindi mettiamo subito un ammo, in modo che ci possiamo difendere, perché veramente qua ci sono una miliardina di mob di notte, quindi ottimo. Infatti di notte taglierò, nel caso, ok. Allora, andiamo un po'. Giusto. Ora, no. Fate manual summit, la farina d'osso e la bottiglia d'acqua la dovrete già avere, quindi, perché la farina d'osso vi viene data. Poi, shopping the saplings, praticamente se volete potete mettere un sapling qua dentro, però è meglio di no. Fate così, guardate, andate qua, fate tutti bianchi, vedete. E qua mettete giallo, e poi cliccate qua, deve essere fill, in modo che si illumini qua. Mettete una bottiglia d'acqua, magari normale. Mettete questo coso che vi viene dato nella cesta, la mettete qua. E questo qua si scaricherà e dopo quando avrà abbastanza energia comincerà, ecco vedete, a, come si dice, portare l'acqua dentro di sé, dentro al suo... Oh no, maledizione. Non fate questa cosa come ho fatto io. Cioè, dovete farlo così, però non mettetelo subito. Scusatemi, aprite il quest book e fate select task e poi cliccate con il quest book sopra questo. Ora potete fare quello là, ho perso dell'acqua, uffa. Ok, e poi andrà direttamente, vi faccio vedere. Ecco, vedete. Tac, ecco qua, abbiamo finito. Ok, drinking mud, questo qua come si fa? Dobbiamo praticamente prendere questa dirt, metterla con una bottiglia di vetro vuota e poi ci verrà la dirty water bottle che non possiamo bere, se no, cioè non credo che possiamo bere, no, possiamo bere però comunque non è potabile, non possiamo bere, come vi devo dire. Vanno al subit, fate claim reward, vi viene ridata la terra e una bottiglia normale. Ora questa terra la potete appunto piantare, ci potete mettere gli alberi. Andiamo subito. E adesso la faccio crescere per motivi di tempo. Oh madonna. No vabbè, era un'impressione mia. E mi raccomando, non... Aspettate, adesso vi faccio vedere. Non craftate assolutamente oggetti. Voi dite, perché non posso craftare gli oggetti? Qui bisogna utilizzare la Tinker, molto probabilmente. Sì, cioè non molto probabilmente, si deve usare la Tinker, punto e basta. Guardate perché. Oh madonna. Ok. Guardate. Mamma, perché sono sceso di FPS? Cioè ad esempio io provo a fare una zappa, comunque tutto quanto, dura soltanto una volta, vedete? Quindi è meglio utilizzare la Tinker. Ora vedete che appunto siamo anche in hardcore, è proprio preimpostato, ma molti di voi già sapranno, almeno credo che avrete visto già dei video sulla Gravity Skies ad esempio, che questo qua è il cook della Ice Nilo. Praticamente se noi rompiamo le foglie con questo oggetto ci verrà aumentato, diciamo, la probabilità di drop degli alberelli, delle mele, e ci viene dato anche un altro drop, cioè dei vermicelli bianchi. E vi farò vedere appunto cosa che diranno, in questo momento non me ne ha dati, però vabbè. Ripiangiamo questo alberello, lag, riprenditi, ok. Facciamo crescere l'albero, ok.
Oh no, ma perché? Perché questo grande? Vabbè, rompiamo subito le foglie. Vediamo se si esce un piccolo vermetto. Magari velocizzo un attimo la scena. Via 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 via. Ok raga, voi direte perché ho smesso di punto fare. Scoprirete tra pochissimo. Ok, più o meno tra poco. Prendi tu vorrei fare. Ok, andiamo a vedere cosa succederà. Tra pochissimo verrà l'inferno praticamente. Sì, vedete già dalla mappa. Vedete dalla mappa, guardate. Guardate soltanto la mappa e vi accorgerete bene. Ok. Guardate lì. Guardate. A proposito, fate questo comando. Cioè, Gamerul, Mob Creeping Pulse, perché i creeper di solito, se non avete tappato la lava, distruggono tutto, quindi vi suggerisco di metterlo almeno, non è un cheat, è proprio così, sennò vi lagga da morire. Ok, velocizzo un po' per farvi vedere un po' come cresce sto coso, guardate. Sì raga, è un clone, praticamente noi che cosa facciamo questo clone? Quando noi moriamo, praticamente noi veniamo, la nostra anima viene catapultata in aria, però poi si torna indietro, viene qui, si apre sto sportello e usciamo con la nostra anima, appunto. Usciamo con il nostro clone, però ci deve essere almeno dell'energia, quindi... E niente, questo è. Oh madonna. Devo fare subito, subito. Uff. Oh, ok. Oh madonna, no, non ho già sentito fuori, sentito. Oh madonna. Allora raga, io taglio, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, siamo il primo giorno. Sì, siamo il giorno. Quindi aspettiamo un attimo che bruciano e poi usciamo. Oh!
Incantum Leviosa! Non so che c'entri però. Oh, ciao. Oh. A proposito, non vi ho spiegato quelle cosciotte gialle? Indica che per un po' di tempo non avremo bisogno di mangiare. Diciamo, è come secondo, come tipo una seconda barra, diciamo. Madonna. Ok, non sto affatto bene. Devo recuperare vita. No, ancora non posso uscire. Cioè, i miei cuori praticamente me lo impediscono. Quindi velocizzo un attimo fino a che non mi recupero tutta la vita. Ok ragazzi, credo che basti. Oh, madonna. Oh, ma vedo che c'è il fratellino, come si chiama lì? Ok, io li lascio in pace. Come dicevo prima. Dammi un vermicello. Ti riparo. Lezioni di... Allora, attenti un attimo. Lezioni di caccia con Gabriel. Con il video dei mercantini. Vabbè. Ok, vedete, sono morto, però sono entrato nell'altro corpo. Ora sono speso in aria. Bene, tutto normale. Alleluia, tutta la mia roba. Devo stare sull'attenti. No, questo. C'è una sveglia che suona, vado a finire per un po' prossimo. L'ho già fatto io.
Ma già non funziona più il mouse, vabbè. Ottimo. Dai. Ma poi perché non mi droppa qui? Cacchio di vermi, prima me ne ha dati. Ma no. Allora, raga, io credo di cadere. Niente, no, non ne voglio sapere, ok. Ok, quindi direi che questo video può anche... No, vabbè. Ragazzi, forse lo dividerò in parti, quindi scusate. Però, cioè, non posso fare video troppo lunghi, se no. Ciao. Ciao. Ok. Bene, allora ragazzi, se la serie vi è piaciuta, mettete un bel mi piace, no anzi scherzavo, allora, se volete appunto la serie vera e propria, perché qui già è finita, bello, mettete un bel mi piace, iscrivetevi, commentate, mi raccomando commentate con commenti, ad esempio se vi piace, se vi è piaciuta questa miniserie, diciamo, se volete che la continui in nuovo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima puntata e bella a tutti ragazzi. Ehi, guarda anche il video precedente. Cosa aspetti? Clicca qui!